dopo la soluzione trasformarsi in una trappola micidiale se ripetuto nel tempo? Assolutamente sì, e anzi, ti sorprenderai a scoprire che la maggior parte dei problemi che gli esseri umani affrontano quotidianamente si innescano proprio sulla base di una soluzione che in un certo momento ha funzionato, ma che ripetuta nel tempo, nonostante cominciasse a dare risultati diametralmente opposti, è stata mantenuta in maniera ostinata, proprio perché in un certo momento ha funzionato. Ti faccio un esempio. La maggior parte delle problematiche di gelosia che rovinano i rapporti tra le persone nascono proprio in virtù del fatto che una buona strategia ripetuta nel tempo comincia a portare a degli effetti diametralmente opposti. Prova ad immaginare una persona che è gelosa e che in virtù della sua gelosia comincia a chiedere conferme, rassicurazioni, prove d'amore alla propria persona, al proprio compagno. All'inizio della storia probabilmente il compagno sarà ben disposto nel darlo perché è desideroso di mostrarsi innamorato, coinvolto, perché all'inizio sono rassicurazioni che pesano poco. Ma se ogni volta che queste persone ricevono una rassicurazione si tranquillizza per un po', ma nuovamente presa nuovamente da dubbi, che cosa farà probabilmente? A distanza di tempo chiederà di nuovo un'altra rassicurazione e probabilmente all'inizio anche per l'altra persona costerà poco di nuovo dare delle rassicurazioni, dare prove d'amore. Ma se proprio questo è il meccanismo sul quale si innesca il rapporto, ogni volta che io ricevo una rassicurazione sto bene per un po', per cui appena mi risolvono dubbi voglio di nuovo avere delle rassicurazioni. Ma dall'altra parte, se tutte le volte che io do una rassicurazione so che tanto di lì a poco l'effetto finirà e di nuovo dovrò dare delle rassicurazioni, sarò sempre così motivato a darle o dopo un po' comincerò ad avere sempre meno voglia, a essere sempre più scostante, a sentire sempre meno il desiderio di rassicurare l'altra persona? Tanto alla fine le rassicurazioni non bastano mai, ma se proprio in questo momento, quando io comincio a non avere più voglia di dare rassicurazioni, queste erano l'unico elemento che permetteva alla persona di tranquillizzarsi, ecco che il mio smettere di dare rassicurazioni innesca dall'altra parte la gelosia, il bisogno ancora di più di avere altre rassicurazioni, e il fatto che io non le voglio più dare diventano la prova che qualcosa sta cambiando nel rapporto, per cui l'altra persona diventa ancora più gelosa e ancora più bisognosa di altre rassicurazioni, innescando una situazione che diventa via via sempre più pesante, sempre più difficile da sostenere. Questo è uno dei meccanismi in base ai quali qualcosa che era nato come una buona soluzione nel tempo diventa quello che invece mantiene e peggiora il problema. È l'eccesso che fa il veleno. Come uscire da questa situazione? È più facile di qualche credito.